Terza parte, Toro contro Juve, siamo, vi ricordo, al bar ristorante Caffè Gava di Nichelino. Allora, chiedo, non mi ricordo il nome. Adriano. Vedi che non mi ricordo il nome. Allora, Adriano, che ovviamente qui, ricordiamo, Nichelino c'è Cacciolato, quindi Toro Club, Giorgio Farini, è un feudo Granata. Ho visto che ci sono tantissimi anche sportivi Toro e Juve che vengono in questo locale. Qualche notazione particolare? Qui siamo, una sala bellissima al di sotto del locale, quindi anche spazi amplissimi. Sì, potrei sponsorizzare un grande aperitivo che diamo la sera, grande, grande, fatto da mio fratello, e si va avanti fino a sera tarda, via. Allora adesso parliamo del tema, se andiamo qui perché mi interessa anche la tua opinione sul tema. Cerci ha parlato alla trasmissione di Sky, signori del gol, sappiamo come è la situazione di Alessio Cerci. Il presidente Caio ha ancora detto che l'intenzione del Torino sarebbe di tenerlo, però bisogna anche che ci sia la volontà del giocatore, perché il Torino al massimo potrà offrirgli fino a un milione e mezzo. C'è stato già un contatto, ma c'è una differenza abissale, perché Cerci, come tutti i grandi giocatori, vuole guadagnare 3-4 milioni, lottare per lo scudetto, andare in Champions League e a mantenersi il posto fisso nazionale. Sentiamo cosa ha detto. Meglio che se ne vada. Sentiamo, perché ha dimostrato dal primo giorno di essere venuto qui soltanto per se stesso. Per rilanciarsi. Dopo che l'hanno rilanciato, ha creduto di essere. Io ho seri dubbi che prima della nazionale si sia pure riposato durante la partita che ha preceduto la nazionale, perché poi in nazionale sembrava recuperato, bene. Ha fatto delle buone cose, sì, e questo mi dispiace molto. Sentiamo cosa ha detto Cerci, così lo commentiamo. Sentiamo cosa ha detto a Sky. Ribadisce che appunto il suo ruolo non è una punta, ma dice: sono un esterno d'attacco, gioco a destra, e dice che non è vero che al Toro giochiamo solo al 3-5-2, è un 3-5-1 con lui nella posizione larga. Sì, forse dice che è l'unico mondo che gioca così, ma io non sono una seconda punta. Ribadisce di nuovo e dice: so che in estate potranno arrivare opportunità importanti da top club che facciano la Champions League. Cairo mi ha detto che dovrò decidere se restare o meno. Sono sincero, io devo pensare anche al futuro mio e della mia famiglia, ma penso che nel calcio non contino solo i soldi, l'importante è sentirsi bene. Io a Torino tutto, dice, i tifosi di Granata sono fantastici, tutti mi vogliono bene, ho trovato persone fantastiche con cui lavorare. Non posso chiedere di più, ma in futuro mi piacerebbe allenarmi in un centro sportivo di un top club. Percentuale di restare in Granata dice 50%, è un argomento complicato da trattare, però fa piacere che mi seguono squadre come Juventus, Milan e Inter. Ancora non so niente del mio futuro. Vediamo cosa hai detto dopo Spagna Italia. Prima faccia una telefonata ad Ambrosio, però sì, prima di andare in queste società, ecco. E poi capirà molte cose. Però mister, se ti fanno un quadriennale da 3 milioni, sono 12 milioni, poi no. Cosa ti interessa se giochi, se non giochi? Va bene, ma io parlo perché io i miliardi io ci ho rinunciato, va certo, bene? Ho il diritto di parlare, certo. Perché ci ho rinunciato ai miliardi. E mi sono pagato il mutuo, col mutuo la casa che ho. Va bene. Sentiamo cosa hai detto anche dopo Spagna Italia, Cerci. Dopo la disputa in nazionale, promosso da Prandelli, che dice ha fatto cose buone ma c'è ancora da lavorare, ha commentato ovviamente il CT. Cerci dopo Spagna Italia ha parlato e ha detto che è stato un test molto importante, si giocava la possibilità di andare ai mondiali, è andata abbastanza bene, dice, sono contento per la buona gara, peccato solo per il risultato finale e per il mio palo, se avessi avuto più fortuna. Dice, incrocio le dita, mancano 12 partite, chi meriterà il mondiale lo vedremo in questo finale di campionato. Sono unici, però è buon segno questo, cioè se Cerci ha lo stimolo di andare ai mondiali, evidentemente si impegna allo spazio in queste ultime 11 partite io con la maglia Granata. Io già dopo il derby, se vi ricordate, sì. Lo dissi quando parlai al manichino di Cerci. Sì, no? Ricordiamo. Ecco, così lui doveva giocare una gran partita con la Juventus, perché cosa credi? Che se la Juventus ti vede giocare bene e fai vincere il Torino, ti prende più volentieri che adesso che vede che sei uno che brilli solo per discontinuità. Cioè è tornato il Cerci che dopo aver fatto bene alla Fiorentina ha fatto incavolare, si può dire incazzare? Sì, che ha fatto incazzare un po' tutti a Firenze, e fino al punto che è dovuto poi venire via. Ecco. Ha trovato per fortuna il Torino. Deve mettersi in ginocchio e ringraziare tutti i giorni per un'ora il Torino. Ma lui ha parlato bene, tifosi a Sky. Ecco, il problema è tutto
L'ipotesi, abbiamo fatto quelle italiane, lui è anche cresciuto nella Roma, però è più facile che vada anche all'estero per il campionato inglese, dove ci sono molti più soldi che in Italia, anche il Liverpool ha tantissime richieste. Ti chiedo, Mario, se queste parole ti convincono di Cerci. Oltretutto, lui come Ventura si è lamentato praticamente dal centro sportivo del Torino, che è un po' ridotto, la Seasport, ha piovuto tanto le scorse settimane, quindi anche i campi non erano ottimali, tant'è che il Torino si è dovuto allenare anche per qualche partita all'Olimpico. Ecco, evidentemente incomincia a stare un po' stretto la Seasport, il centro Seasport al Torino, però anche se ci fosse pronto il Philadelphia comunque ha due campi, quindi è in una posizione tale per cui insomma non è certo come Vinovo con 12 campi e tutto a disposizione. Vabbè, ma siamo a perdere la sponda opposta, parliamo del Torino e della Seasport. A un certo punto il signor Cerci la deve smettere di andare sui giornali e a dire delle cavolate. Lui è un giocatore del Torino e deve pensare a fare il giocatore del Torino, non preoccuparsi se i campi non funzionano bene o se la Seasport non è in ordine. Ci sarà chi di dovere che dovrà prevedere e provvedere alla situazione dei campi. Poi Cerci, a questo punto qua te lo dico chiaro, a me non mi è simpatico, se ne vada pure, perché è venuto qua, ha solo venuto a prendere la gloria e spero che faccia la fine di D'Ambrosio, la stessa fine la farà. Cosa ne pensi di questa storia di Cerci? È ovvio che quando, purtroppo dicevamo il discorso prima, se il Torino ha dei campioni e i campioni offerti a 3-4 milioni all'anno è difficile tenerli, anche perché i giocatori vogliono giocare a Champions, sono ambiziosi, il Torino è una squadra di medio-alto livello ma non può lottare per lo scudetto. Purtroppo sì, però per me rimane un gran fenomeno. Il più molto. Qui ci sono tanti tifosi di Cerci che vengono. Grande, sì. Si litiga anche qui al Caffè Gava per Cerci. Purtroppo se chiamano le squadre grandi non si può dire di no. Però è un fenomeno per me. Abbiamo dei precedenti nella storia del calcio italiano di giocatori, perché mi è venuto da piangere quando ho sentito che Cerci, poverino, deve pensare alla sua famiglia, sì, esatto. E tutte queste cose qui. E se lo se tutti i poveretti che in questo momento di crisi vanno a comprare il pane e centellinano pure i centesimi per comprare il pane con 3-4 figli a casa, io vorrei sapere, dovrebbero avere il buon senso di pensare a queste cose qui, ma questa è solo la dimostrazione della loro immaturità. Volevo dire, sì, che un certo signor Riva, Gigi Riva, quando il presidente del Cagliari lo pregava, dopo aver vinto lo scudetto, di andare via, perché così prendeva un po' di soldi, perché lui veramente aveva tirato fuori dei soldi, e allora lui disse: non posso andare via da Cagliari, prima di tutto perché ho un debito col pubblico, con la società, e poi siccome si parlava di 2 miliardi di lire, che era per allora una sì, cifra enorme, e poi come dovrei giocare se mi pagano 2 miliardi? Però il problema ha detto che adesso rispetto agli anni 70 è aumentato l'abisso tra gli ingaggi che possono permettersi grandi squadre, non c'hanno soldi televisivi. Alessandro, tra 2 milioni e 3 milioni non c'è più differenza, tra 3 e 4 ancora meno, più si va avanti c'è sempre meno differenza, sì. Perché non si può vendere l'anima per 1 milione, va bene? Ma qui si parla da 1 a 4, quindi 3 all'anno per 3 anni. Ecco, però adesso sentiamo invece, allora Cerci abbiamo capito, se un giocatore dice che vado via al 50% vuol dire che va via al 90%, quindi Cerci bisogna vedere appunto il numero 9. Allora vediamo Immobili, ricordiamo, non è del Torino come Cerci, in compropietà con la Juventus. Però sentiamo adesso cosa ha detto dopo Spagna-Italia, in cui ha debuttato facendo un po' la staffetta con Cerci. Ha detto che spera di diventare importante anche per l'Italia, ma per esserlo deve lavorare molto e tanto con il suo club, ovviamente il Torino, e dice alla domanda cosa preferisco tra andare ai mondiali, il Torino Europa League o vincere la classifica cannoniere, dice: per il lavoro che stiamo facendo come squadra sarei contento e orgoglioso che il Torino raggiungesse l'Europa, ciò significherebbe che ho segnato tanto e magari vado pure al mondiale. La chiosa è sul futuro, lui dice: resto a Torino, non lo so, ancora presto per parlarne. Credo che comunque sia l'unico che forse sarebbe contento di andare in Europa League, se posso. Sì, allora Immobile è un giocatore in comproprietà,
è ovvio che se il Torino cedesse Cerci Immobile, non è che poi giochi in 9, perché ovviamente l'anno scorso abbiamo pianto, proprio pianto, per l'addio di Bianchi, è arrivato Immobile, quindi un altro attaccante è venuto a sostituirlo. Cioè il Torino comunque, se dovesse vendere Cerci Immobile per la volontà dei giocatori, prenderebbe dei soldi e con questi comprerebbe altri attaccanti. Che hanno fatto quei due, saremmo già retrocessi. Sì, però ci sarebbero altri attaccanti, cioè, ecco, il discorso è questo, quindi speriamo che se anche Cerci Immobile o uno dei due dovesse andare via, il Torino comunque avrebbe modo di rifare la squadra, che comunque andrebbe profondamente modificata. Io direi, ci salutiamo per qualche secondo, salutiamo Adriano che lo sostituiamo con... la staffetta la facciamo anche noi, la facciamo anche noi. E noi invece Asti ci fermiamo. Ci fermiamo qualche istante per dare spazio ovviamente alla pubblicità e torniamo fra poco con Toro contro Juve.